da Porle, Ferragosto appena passato, com'è andato il vostro lavoro? Avete proprio nel giorno di Ferragosto voluto indire una conferenza stampa per mostrare anche la vostra attività rafforzata in questo periodo storico. Lei prima parlava dei croceristi, ma insomma il fine settimana com'è andato via avanti in questo momento? Beh, la conferenza stampa più che per presentare l'attività aveva il compito di dare le ultime raccomandazioni ai diportisti, ai bagnanti, in maniera tale che il Ferragosto andasse nel migliore dei modi, il più serenamente possibile, come in effetti su Salerno è stato. Non abbiamo avuto eventi di particolare rilevanza e quindi questo vuol dire che l'attività di prevenzione e di sensibilizzazione ha fatto centro. Ieri c'è stata poi anche l'attività sul porto con le tre navi da crociera contemporanee e tutto è andato benissimo. Ancora una volta Salerno, città dell'accoglienza non solo di migranti ma anche città turistica. Questo non lo dico io ma lo dicono i fatti e ora ci apprestiamo a questa chiusura di agosto e alla chiusura dell'estate. Come sempre il 15:30 per chi ha necessità, per chi ha impellenza, insomma di chiedere aiuto. Sì, quello lo ribattiamo sempre su questo chiodo perché è fondamentale che chi ha un'emergenza a mare, un'esigenza a mare, chiami direttamente la Capitaneria, non passi attraverso altri numeri, altri canali, ma non perché vogliamo togliere da mezzo qualcun altro, ma è perché poi tanto gli altri canali rilanciano sempre su di noi e quindi questo farebbe perdere del tempo prezioso nel caso il soccorso fosse di una certa gravità.